Sportive e sportivi alla visione ascolto, ben ritrovati. Sportive e sportivi alla visione ascolto, ben ritrovati. È la sfida odierna tra l'SD San Rocco Ruvo contro l'SD Meta Calcio 5, il match che vi raccontiamo in questo sabato pomeriggio di metà novembre inoltrato, un match molto significativo e importante per i colori biancorossi. Tanta sfortuna, tanti infortuni, forse troppi, con la Iella che davvero ha preso casa e dimora negli ambienti dell'SD San Rocco Ruvo, che oggi devono assolutamente con le unghie e con i denti cercare di ritrovare la vittoria, che manca ormai da tre turni, due sconfitte consecutive e poi il pareggio di sabato scorso per una formazione che ancora non riesce a inserire i suoi uomini migliori dall'inizio e che quest'oggi ha una squadra che ha 9 punti in classifica, 2 in più rispetto a quelli della formazione biancorossa allenata da mister Tedone. E allora, tanti infortuni, tante situazioni negative, oggi un calcio alla Iella prova a darlo Pedrinho, che per la prima volta viene convocato e inserito nel roster dinanzi al pubblico ruvese, con il Meta che invece ha una casacca arancione con richiami bianchi e che quest'oggi davvero vuole provare a mettere in difficoltà i ruvesi, che invece dovranno assolutamente provare a fare una sfida di tutto cuore, di grande grinta, cercando assolutamente di portare a casa la posta in palio, che manca da 3 giornate, come abbiamo ricordato in apertura. E subito Pedrinho va in campo dal primo minuto. Lui è un giocatore assolutamente di categoria. Lo manda mister Massimiliano Bellart, lo ha raccomandato lui. E mister Tedone quest'oggi vuole subito dare prova del potere, delle capacità di Pedrinho. Rispetto dunque alle previsioni, mister Tedoni dà indicazioni ai suoi uomini. C'è tra i pali Leopoldo Mastrorilli, poi Mazzone, Sachet con la maglia numero 4, Silvio Dell'Olio, come al solito il centrale è Vincenzo Bucci. Dunque Pedrinho, rispetto a quello che avevamo potuto percepire nell'immediata vigilia di questo match, va in panchina, comincia dalla panchina e in piedi alle spalle dei suoi compagni di squadra, e all'occorrenza sicuramente sarà pronto per debuttare dinanzi al pubblico locale. Invece dall'altra parte c'è una formazione, quella del Meta Calcio 5, allenata da mister Stefano Bosco, con subito Mazzone che guadagna un ottimo pallone. Tra i pali c'è Salvatore Russo, maglia numero 24 per lui, una maglia insolita per un estremo difensore. Poi c'è Guglielmo Ficili, maglia numero 5, il numero 3 il laterale è Orlando Bidinotti, giocatore di categoria, di livello anche lui. Poi a completare il quintetto Araujo da Silva, e poi con la maglia numero 10 invece Andrea Finocchiaro. Questo il quintetto scelto da mister Bosco. Come detto, invece mister Tedone si affida a Mastrorilli come al solito, e ha recuperato anche Dell'Olio, il laterale Dell'Olio che ha fatto fatica dal punto di vista fisico nelle ultime settimane, ma soprattutto perché è stato lo stacanovista di questa squadra. E beh, quando ci sono delle assenze qualcuno si deve sacrificare, sicuramente Mazzone, Sachet e Dell'Olio sono quelli che si sono sacrificati di più per minuti giocati all'interno del rettangolo di gioco. Occhio adesso al pallone in profondità, la palla supera la linea laterale, un avversario ostico da prendere con le pinze, un giocatore di livello, un roster di livello quello dall'SD Meta Calcio 5. Ora Dell'Olio si rifugia in Bucci, ancora Bucci a destra verso Dell'Olio in profondità, però capisce tutto Ficili e prova a far ripartire la sua formazione, però c'è il fallo dello stesso numero 5 dell'SD Meta Calcio a 5. Allora si riprenderà con il calcio di punizione affidato a Dell'Olio. Se ne sono andati i primi 2 minuti quasi nel corso del primo tempo. Primo fallo fischiato al San Rocco Ruvo sul punto di battuta Silvio Dell'Olio. Bucci, Dell'Olio anticipato molto bene da Finocchiaro sulla fascia sinistra,
torna sui suoi passi, si affida poi a Bidinotti. Bidinotti fa girare palla per Araujo. L'ultimo a toccare è stato Sachè, allora rimessa in favore della SD Meta calcio a 5. Bidinotti, Oscar Bidinotti, la conclusione alta sopra la traversa. Prima conclusione da segnalare, quella del Meta, palla alta sopra la traversa. Attenzione Dell'Olio, servito a palla a Mastro Rilli, poi Dell'Olio, Sachè. Sachè per Bucci. Bucci allora da questa parte verso Sachè. Sachè si affida a Mazzone, capisce tutto Bucci. Ora Dell'Olio in profondità verso Mazzone. Mazzone in mezzo, nulla di fatto. Ficili, se ne va. Tutto solo per gli arbitri, c'è stata deviazione e dunque si riprenderà, anzi no, con la rimessa già battuta da Mastro Rilli, ma l'arbitro aveva fischiato un'irregolarità al San Rocco. Bucci verso Dell'Olio, si affida ancora Sachè. San Rocco alla ricerca ancora del primo tiro in porta del match. Dell'Olio rientra addirittura nella sua propria area di rigore. Adesso il piccolo lento Dell'Olio, Sachè, ancora Sachè, Bucci, Mazzone anticipato da Bidinotti, pasticcio del Meta, attenzione, Sachè prova a convergere per tentare una conclusione, non gli lasciano spazio, scarica di Suola per Dell'Olio, la deviazione da parte di Finocchiaro, la palla che termina in calcio d'angolo, prima azione significativa del San Rocco. Attenzione adesso a Sachè, Sachè la conclusione, la gran parata da parte di Russo, doppio squillo di tromba dell'SD San Rocco. Tre minuti e 15 secondi trascorsi, 0-0 il risultato. Bidinotti adesso Ficili, Bidinotti, Ficili. Attenzione ancora Finocchiaro, prova a liberarsi, perde palla, Dell'Olio esce col corpo e va ad intercettare la sfera Russo. Per la palla è terminata fuori, l'ultimo tocco di Dell'Olio che protesta un po', ma si riprenderà con la rimessa laterale affidata alla formazione ospite. Araujo. Ficili. Ancora Araujo da Silva. Ficili. Sempre Araujo. Ficili per Finocchiaro. Finocchiaro. Ancora Finocchiaro. Poi Araujo. In profondità esce Mastro Rilli. Anticipa tutti con l'esterno sinistro. La palla finisce fuori. Rimessa laterale già battuta dal Meta. Ficili. Ancora la squadra siciliana a far possesso palla. Le due squadre si stanno affrontando a specchio fino a questo momento. Nessuna delle due forza. Si va avanti con tanti passaggi. Adesso c'è l'errore in fase di impostazione da parte del Meta. E Dell'Olio carica i suoi. Bucci. Sachè, Mazzone. Poi Sachè. Attenzione adesso. Ficili. La palla comunque termina tra le braccia di Russo. E allora ancora il Meta a ripartire. C'è Bidinotti, perde palla, se ne va Sachè, Sachè contro Ficili, il palo colpito da Sachè e ve l'avevamo detto in apertura di telecronaca. La Jella che davvero non vuole abbandonare, Mister Tedone pronto a inserire
Pedrinho in campo, fuori Mazzone, dentro Pedrinho, tanta attesa per lui che sicuramente ha tanta voglia di mettersi in evidenza, un giocatore acquistato proprio per fare la differenza e lo vedremo sicuramente in questo pomeriggio. Pomeriggio particolare anche per Russo che entra al posto di Bucci, ha perso il nonno in settimana, sicuramente avrà motivazioni supplementari in questo pomeriggio. 5 minuti trascorsi. Bidinotti dalla distanza, la gran parata di Mastro Rilli, poi Ficili, sempre lui, Spider-Man Mastro Rilli, lì appostato a dir di no a Ficili, la doppia occasione per il meta, il calcio dalla distanza di Bidinotti, la parata di Mastro Rilli, ora Dell'Olio a capir tutto e a far ripartire in contropiede la propria formazione. Sacè è rientrato però il meta con Dell'Olio, gran numero di Dell'Olio sulla linea, quasi va a bloccare tutto Finocchiaro che poi prova a servire Bidinotti, non ci riesce, palla di linea laterale, allora si riparte con Sacè, Sacè per Dell'Olio, va Dell'Olio, scarica da dietro per Sacè, Pedrinho, ancora Sacè, Pedrinho in profondità, capisce tutto Ficili che col petto va ad anticipare l'intenzione di Pedrinho e poi Finocchiaro con Dell'Olio che gli si aggrappa addosso, mette la palla in fallo laterale. Se ne sono andati 6 minuti, 0-0 il risultato. Palasport di via Cristoforo Colombo qui a Ruvo di Puglia per la sfida odierna che oppone l'SD San Rocco Ruvo al meta calcio a 5. Sul punto di battuta adesso Ficili con Pedrinho che va ad anticipare Araujo da Silva. Può ripartire Pedrinho, dava l'impressione di partire. Palla al piede, poi la combina grossa. Russo perde palla mentre cercava un dribbling avventato nei confronti di Dell'Olio, che capisce tutto, anticipa Russo, ma non riesce a trovare lo specchio della porta per un risultato che non cambia, resta sempre di parità. Ma il match si sta accendendo gradualmente. Adesso tutte e due le squadre creano opportunità. Si scalda Forini, il gladiatore allora per mister Tedone. Sicuramente andrà a rilevare Dell'Olio, che come al solito si è spremuto abbastanza in questa via di gara. Ficili con Dell'Olio che va ad anticipare il numero 5 avversario. Rimessa laterale affidata a Ficili. La conclusione di Bidinotti, parata di Mastro Rilli. Dell'Olio, Sacè, il dribbling di Sacè, poi affondato da Russo, Finocchiaro. C'è provvedimento disciplinare nei confronti di Finocchiaro, cartellino giallo che arriva al 7° minuto quasi del primo tempo. Secondo fallo commesso dall'SD Meta calcio a 5. Dell'Olio è uno schema, lascia l'incombenza della battuta, c'è il tacco di Pedrinho che si presenta così ai suoi nuovi tifosi, grande schema e Pedrinho dato davvero vicinissimo al gol del vantaggio. Sempre in meta con Ficili, Araujo braccia larghe, cercare il movimento dei compagni, è entrato Forini, è uscito Dell'Olio. Finocchiaro, Araujo, si affida a Bidinotti, perde palla a Bidinotti, la recupera Russo, la pressione del San Rocco che non lascia tranquilli gli avversari. E allora è già stata battuta la rimessa laterale da Dell'Olio per Sacè, Forini adesso. Sacè, Pedrinho, Sacè scarica, Pedrinho per Sacè, la conclusione alta sopra la traversa. Un San Rocco che vuole colpire subito, però va... a cercare il pertugio giusto. Bidinotti, ancora Bidinotti, Araujo da Silva, Bidinotti, ancora Araujo, Finocchiaro per Araujo, attenzione adesso a Bidinotti, sempre Araujo, possesso palla del meta, passaggio orizzontale verso Bidinotti, ancora Bidinotti per Finocchiaro, Araujo
non c'è spazio per il meta. Pedrinho capisce tutto e se ne va in profondità. Il gran passaggio filtrante per Sacher, gran numero anche questo di Pedrinho, ha provato a servire sulla corsa Sacher, la palla vera è risultata troppo lunga e terminata al di là della linea di fondo. Ora Bidinotti per Finocchiaro. Finocchiaro per Araújo da Silva, entrato con la maglia numero 21 Buzzanca. Ancora Finocchiaro, Buzzanga per Araújo da Silva che cerca la profondità. Buzzanga però non riesce ad arrivare su quella sfera, c'è stata la deviazione di Sacher, rimessa affidata proprio a Buzzanga, la conclusione di Araújo, occhio Spider-Man lì che aveva provato in un miracolo, non ha visto partire la sfera, la palla è rimasta lì ed è arrivato Finocchiaro a portare in vantaggio la SD Meta calcio a 5. 1-0 il risultato, mentre esce Pedrinho entra Vincenzo Mazzone. È cambiato il risultato allora, SD San Rocco Ruvo sotto di un gol, 8 minuti sul cronometro, un gol cercato da Finocchiaro, una conclusione violenta quella di Buzzanca, si era fatto trovare pronto Mastrorilli, poi Russo non era riuscito a spazzar via quella sfera, si è avventato Finocchiaro che quasi se l'è ritrovata tra i piedi e ha battuto Mastrorilli. Dunque 1-0 per l'SD Meta calcio a 5. Sacher, la conclusione, fa buona guardia Russo, vantaggio immeritato per la formazione siciliana. San Rocco che era sembrata più pronta a sfruttare l'occasione per passare in vantaggio. Attenzione adesso ancora al meta, la conclusione ribattuta da Sacher, Araújo da Silva ci ha provato. Attenzione alla conclusione al 2-0 del meta calcio a 5 dalla distanza, tutto troppo solo, tutto facile per il meta che raddoppia con Finocchiaro. E mister Tedone chiama il minuto di sospensione. Allora si riprende a giocare. Mazzone per Forini. Sacher, Russo. La palla in profondità. Dunque 2-0 per il meta, doppietta per Finocchiaro all'ottavo e al nono del primo tempo. Tanti cambi per mister Tedone, stava giocando davvero bene in quel frangente, poi in un amen due gol subiti nel match che è cambiato. Sacher, Forini, cerca Mazzone, si complica la vita il meta, ma Russo fa sua la presa. Rimessa adesso per il meta, Buzzanga, il suo ingresso in campo di fatto ha spaccato la partita. Attenzione a questo schema su rimessa laterale, la palla termina sul fondo. Subito il minuto di sospensione chiesto da mister Tedone, secondo match interno consecutivo per il San Rocco. Forini, Sacher, Mazzone. Bene Mazzone, la deviazione da parte di Bidinotti. Russo, Sacher, fallo, terzo di squadra per i siciliani, metà esatta di primo tempo. Russo,
Calcio di punizione Russo. Vediamo questo schema. Sacè, deviazione, calcio d'angolo. Stavolta è stato Russo a rifornire Sacè. Attenzione al calcio d'angolo, l'opportunità per Forini, palla sul fondo. Bidinotti. Araujo in profondità per Bidinotti, non ha da fare. Russo per Forini. Poi Dell'Olio. Forini. Dell'Olio. Russo per Dell'Olio. Attenzione a Bidinotti. Russo la mette in mezzo. Incredibile errore di Mazzone. Doveva solo spingerla dentro. E invece nulla di fatto. Si arrabbia un po' Russo. Perché secondo il suo giudizio c'era stato qualcosa di irregolare nell'azione del San Rocco. Viene ammonito Bidinotti. Ma che chance per Mazzone per riaprirla. Grande spunto di Dell'Olio. Secondo cartellino giallo allora nel primo tempo del Meta. Ammonito Finocchiaro, autore anche dei due gol. Sul taccuino finisce anche Bidinotti. Bidinotti, la conclusione e la palla che termina di poco fuori. Attenzione a Bidinotti. Palla sul fondo. Incredibile l'errore su calcio d'angolo da parte del Meta. Prova ad approfittarne il San Rocco con Dell'Olio. Dell'Olio però perde palla e allora 2 contro 1 per il Meta. Araujo per Bidinotti, la palla sul fondo. Che chance anche per il Meta. Fioccano le occasioni da una parte e dall'altra. Il punteggio però dice 2-0 per il Meta. Ancora Russo. Russo per Mazzone, spalla la porta Mazzone. Scarica fuori per Russo. Ancora Russo, palla alta sopra la traversa. 11 minuti sul cronometro. In un amen 1-2 terribile, terrificante da parte del Meta, che ha raddoppiato con i gol di Finocchiaro. Pedrinho e Bucci pronto a rientrare. Russo per Araujo in profondità. Forini capisce tutto, va ad anticipare Bidinotti. Forini, su di lui Buzzanga. Poi Forini per Mazzone. Apre per Dell'Olio. Dell'Olio converge al centro, scarica su Mazzone. È chiuso Mazzone. Vediamo cosa deciderà di fare il pivot Ruvese. Fa girare palla per Russo. Russo da Forini. Forini in mezzo a cercare Dell'Olio. La palla sempre sul petto di Forini. E allora Russo può servire in maniera orizzontale Dell'Olio, ribaltando il fronte di gioco. Dell'Olio si affida ancora al pivot Mazzone, che prova a girarsi ma viene chiuso da Buzzanga. Poi Bidinotti a spazzar via, sempre Forini presente. La conclusione di Russo deviata, anzi no, direttamente sul fondo. E allora time out chiesto da mister Bosco. Si riprende a giocare, ha voluto interrompere il gioco mister Bosco. Il rientro dal minuto di sospensione rischia di essere tremendo per il Meta con questo passaggio all'indietro. Rimessa affidata al Meta adesso. Palla sul fondo. Tutto rapidissimo e velocissimo nel corso di questo primo tempo. Da 4 minuti il Meta è in vantaggio per 2-0. Due gol rapida successione da parte di Finocchiaro. Ora un'altra grossa chance per il San Rocco. Mazzone solo al centro, prova la soluzione personale. Sacè non l'ha di fatto. Diverse le occasioni per il San Rocco per provare a riaprire la partita. Ora viene
Segnalata l'irregolarità, il portiere non si è liberato entro i secondi giusti della sfera, entro i 5 secondi a sua disposizione, allora tutto da rifare. Occhio a questo calcio di punizione, che è davvero fondamentale. Per il San Rocco una grossissima chance affidata a Sachet, sicuramente freme il piede di Dell'Olio, scaricherà per Sachet e poi vedremo cosa accadrà. Pedrinho marca uomo Sachet, palla sul fondo senza deviazioni, si riprenderà con Russo che rilancia lunghissimo sulla testa di Dell'Olio che mette la palla in fallo laterale. 7 e mezzo al termine del primo tempo, passano i secondi nel corso di questa prima frazione sfortunata per il San Rocco, che ha colpito sullo 0-0 il palo con Sachet, sul 2-0 ha avuto la grossa opportunità con Mazzone e ancora più ghiotta quella che vedeva Mazzone solo al centro e Sachet che invece si è ostinato a calciare verso la porta, difesa da Russo, a trazione anteriore mister Tedone adesso con Pedrinho e Mazzone, e Vitale pronto a rientrare. Sachet, quarto fallo di squadra del Meta. Adesso il secondo arbitro va a richiamare la panchina dei siciliani. Sachet. Sachet per Pedrinho. Anche lui ha avuto una grossa opportunità. Colpo di tacco che però è terminato sul fondo. Poi davvero in un amen due gol di Finocchiaro a cambiare di fatto volto a questo match. Araujo da Silva, Bidinotti, poi Buzzanga chiuso da Dell'Olio, Mazzone di potenza, la conclusione della distanza, palla fuori. Tutto questo mentre è lo stesso Mazzone a lasciare posto a Vitale, maglia numero 22. Araujo da Silva in profondità, Bidinotti, Araujo, fallo di Sachet su Bidinotti. Calcio di punizione allora affidato a Araujo da Silva. Araujo da Silva, Dell'Olio, Sachet in profondità a cercare Pedrinho sulla fascia a destra, Pedrinho non la tiene, rimessa per il Meta. Bidinotti, Araujo da Silva per Bidinotti, Bidinotti a tu per tu con Mastrorilli, la piazza 3-0, l'assist di Araujo da Silva per Bidinotti, terza rete del pomeriggio sempre del Meta, stavolta a realizzare Bidinotti, Orlando Bidinotti, classe 84, giocatore assolutamente di livello, e così è stato, e la dimostrazione è il gran gol realizzato
Una montagna da scalare per il San Rocco, che comunque non merita di perdere 3-0 dopo 14 minuti, dopo aver avuto davvero grandi occasioni, ma in contropiede sono stati letali gli avversari. San Rocco a trazione anteriore, non ha retto. E Bidinotti ne ha approfittato, ma da segnalare il grande assist di Araujo da Silva. Poi col fisico Bidinotti ha avuto la meglio su Dell'Olio, è piazzato alle spalle di Mastrorilli. Dell'Olio poteva provare la conclusione, ma preferisce scaricare per Pedrinho. È la prima segnatura con la maglia del San Rocco Ruvolo, va a piazzare d'interno destro, nulla ha potuto Russo, ed è lo stesso Pedrinho adesso a scuotere il pubblico, a scuotere i compagni di squadra. 14 minuti sul cronometro, finalmente Pedrinho. Ficili, Araujo da Silva, l'ultimo a toccare Dell'Olio. Ficili, Araujo da Silva, Ficili, ancora Araujo da Silva, Ficili, scarica per Araujo da Silva, poi appena entrato Marletta, Marletta per Araujo, Finocchiaro per Araujo da Silva, il gran numero, Finocchiaro dà indicazioni sui compagni di squadra, mette Pedrinho, anticipa lo stesso Araujo, mette la palla al di là della linea laterale. 5:30 da giocare, lo scossone che cercava il San Rocco dato da Pedrinho al 14esimo, dunque 30 secondi più tardi rispetto al gol di Bidinotti, arriva il 3-1 firmato Pedrinho. Dell'Olio, uscito Pedrinho, è rientrato Bucci, Rubini, mentre raggiunge il bonus il meta. Calcio di punizione, Dell'Olio si possessa della sfera. Vediamo lo schema scelto dal San Rocco. Nota negativa questa per il meta calcio a 5, che ha già raggiunto il bonus falli a propria disposizione. Dell'Olio per Sachè, la conclusione, la grande parata in calcio d'angolo da parte di Russo. Attenzione a Sachè, adesso dalla distanza alta sopra la traversa. È stato un primo tempo assai godibile. Meta sul 3-0, poi il gol di Pedrinho a riaccendere più di una speranza in casa biancorossa. San Rocco che assolutamente non meritava di chiudere un pesante passivo il primo tempo. Pedrinho ci ha messo del suo per realizzare la segnatura che riapre di fatto tutti i giochi. Sachè per Bucci, Dell'Olio, la conclusione, bravo Russo, poi spazza via Ficili. Dell'Olio per Bucci in profondità verso Rubini, spalle la porta Rubini, tocco di mano da parte di Araujo da Silva, tutto regolare secondo l'arbitro, sarebbe stato un tiro libero quella mano volante da parte di Araujo, che sicuramente ha sfiorato il pallone. Adesso Sachè per Bucci, Bucci va da Dell'Olio, Rubini, Sechò, Rubini chiuso da Ficili. Sachè è tornato a dirigere il traffico.
Tace in mezzo, ma non è riuscito a tenere vivo il possesso. Palla fuori. Russo, Mastrorilli, Dell'Olio. Bucci, Sasce, Rubini, spalle alla porta. Il numero di Rubini, chiuso da Bidinotti. L'ultimo a toccare, lo stesso Rubini, rimessa per il meta. Siamo giunti al 17° del primo tempo. Risultato di 3-1 in favore degli ospiti. Russo per Bidinotti. Bravo a servire Ficili, che col suo intervento di petto manda fuori causa Sasce. La palla è uscita. Finocchiato è stato abile lì nel far carambolare la palla addosso a un avversario. Ora entra Ciliberti, fuori Rubini. Ora una segnalazione nei confronti di Bidinotti. Costretto a uscire, credo perda sangue, forse. Adesso può rientrare. Aveva praticamente il pantaloncino al contrario, credo. Il motivo per il quale ha dovuto abbandonare momentaneamente il campo. Adesso è pronto a rientrare. 2:40 al termine del primo tempo. In profondità Buzzanga. Dell'Olio lascia che la palla termini tra le braccia di Mastrorilli. C'è tutto il tempo per provare a riequilibrare, perché no, provare a vincere questa gara. Sarocco però deve restare determinato. Aveva cominciato molto bene sul piano dell'atteggiamento. Poi i due gol di Finocchiaro sicuramente hanno inciso abbastanza nel morale degli uomini allenati da mister Tedone. Buzzanga. Ciliberti. Dell'Olio. Ciliberti 1-2. Poi in profondità Sasce. Capisce tutto. Ultimi due minuti del primo tempo. Sasce per Bucci. La conclusione deviata dal protagonista del primo tempo, Finocchiaro. Rimessa laterale per Ciliberti. Sasce. Le finte di Sasce. Sasce d'esterno. Murato. Poi Dell'Olio. Non se la sente di provare la conclusione di prima intenzione. Fatto bene nella circostanza del gol di Pedrini, ha rinunciato alla soluzione personale, preferito scaricare, servire un assist prezioso per Pedrini. Cento secondi. Sasce. Sasce, bravissimo Russo con i pugni a deviare il calcio d'angolo. Russo poi resta a terra. Tre fisioterapista del meta. Un colpo con la testa sul palo per Russo, che adesso deve ricorrere alle cure. Lo staff sanitario. Mini time out intanto a metà campo per il San Rocco, che poi avrà 98 secondi per provarci.
si riprenderà con il calcio d'angolo. Calcio d'angolo, Bucci per Sachet. Sachet prova la conclusione, palla sul fondo. Nulla di fatto, si dispera Sachet. Russo. Bucci lascia sfilare sul fondo. Attenzione a Sachet. Fallo di Bidinotti, tutto regolare secondo l'arbitro, addirittura fallo in attacco, poi fischiata Sachet. Questo è un frangente molto delicato perché c'è stato un evidente fallo di Bidinotti su Sachet, che è rimasto a terra, palla tra i piedi, addirittura cartellino giallo per Dell'Olio. Nel giro di pochi secondi, tutto il contrario di tutto. Da rivedere assolutamente questo frangente. Bidinotti ha spintonato un attimino col corpo Sachet, sbilanciandolo, ha trattenuto la palla tra i piedi e l'arbitro ha fischiato fallo a Sachet per proteste, poi ha ammonito Dell'Olio. Primo ammonito dei ruvesi, Pedrinho con deviazione da parte di Bidinotti, sempre lui grande protagonista delle azioni offensive del San Rocco. Terminale che è mancato in questa prima parte di stagione. Sachet prova dalla distanza, scivola Ficili, poi Finocchiaro, resta a terra Sachet. Finocchiaro rinuncia ad attaccare, mette la palla al di là della linea laterale, un problema fisico per lui. Un minuto al termine del primo tempo. Ne approfittiamo di questa pausa. Per ricordare le gare in programma quest'oggi: Cataforio, Futsal Melito, Fata Morgana, Tacler Matera, poi Futsal Cisternino, Nissa Futsal, Croton, Sant'Isidoro, San Michele contro Ares Mola, che di fatto è il big match di questa giornata di campionato, la numero 7. Per una classifica vede il San Michele in testa, quota 18, 15 punti per l'Ares Mola, 12 per il Matera, Sant'Isidoro e Futsal Cisternino, a 9 il Meta, a 7 il Cataforio, il San Rocco Ruvo, poi via via tutte le altre, Futsal Melito, il Nissa, Fata Morgana quota 4, quota 1, Fanario di coda il Crotone. 50 secondi al termine del primo tempo, sicuramente si parlerà tanto di quanto accaduto un minuto e mezzo dalla conclusione del primo tempo. Quel fallo non fallo di Bidinotti. Ora Sachet, Pedrinho. Attenzione a Pedrinho. Bucci, palla in calcio d'angolo. Doveva servire subito Pedrinho. Bucci ha tardato un attimo nel passaggio ed è stato fatale. Pedrinho è proprio sul corpo di Bucci. Il Meta mette la palla al di là della linea laterale. Pedrinho va a caricare Bucci. È una soluzione magica quella di Pedrinho. Bucci a negargli la gioia del gol Dell'Olio, la doppietta personale. Finocchiaro adesso chiude Bucci, palla in fallo laterale. Araujo se ne stava andando, ancora Araujo tu per tu con Mastorilli, non trova il pallone per questione di millimetri. Ultimi 10 secondi del primo tempo, il Meta difende ma deve fare attenzione perché non può commettere falli. Bidinotti sulla respinta corta del proprio portiere mette la palla in fallo laterale. Allora ci sono 7 secondi per le speranze del San Rocco di dimezzare le distanze prima della fine del primo tempo. Poi l'intervallo sicuramente servirà per caricare nel modo giusto la squadra. Mister Tedone sicuramente proverà a dare linfa positiva alla sua squadra che ha nelle corde questa possibilità di ribaltare il punteggio. Pedrinho con una deviazione col braccio, forse dello stesso Bidinotti, tutto regolare secondo l'arbitro. Protesta la panchina del San Rocco. C'è allo scadere la deviazione da parte di Araujo e palla in calcio d'angolo. Tra
3 secondi, terzo calcio d'angolo di fila per il San Rocco, ancora Sachet, chiude fino a chiaro e qui termina il primo tempo con il Meta in vantaggio 3-1. Tutto pronto per la ripresa delle ostilità, Palacolombo di nuovo di Puglia per seguire il secondo tempo della settima giornata di andata del campionato di Serie B Girone F. In campo l'SD San Rocco Ruvo opposta alla SD Meta. San Rocco che torna in campo con Mastorini tra i pali, poi Sacè, Rubini, Dell'Olio e Russo. Dall'altra parte invece c'è stato un avvicendamento tra i pali, per il momento sia di panchina il grande protagonista del primo tempo, Russo, grandi parate per lui. Però ha ritrovato Pedrinho.